polizia davanti al bosco di via Curtatone, zona nord della città. Nei tafferugli resta a terra un cittadino. Non ho fatto niente, aia! Ah! Oggetto del contendere un'area verde tra due quartieri, 17.800 metri quadrati, meno di 2 ettari. Il comune di Gallarate intende realizzarvi un plesso scolastico per 500 alunni. Progetto da 8 milioni di euro in una più vasta riqualificazione urbanistica da 18 milioni, fondi del PNRR. Il 19 luglio l'ok dell'ente parco del Ticino al taglio degli alberi, dietro il pagamento di oneri per quasi 227.000 euro. Entro il 4 agosto le ruspe avrebbero dovuto entrare in azione. Invece, comitati spontanei di cittadini, non solo gallaratesi, si arrampicano sugli alberi e presidiano 24 ore su 24 il bosco, impedendo alle ruspe di entrare in azione. Inutile la mediazione iniziale tentata da Andrea Cassani, sindaco di Gallarate. Da circa un mese si susseguono presidi, petizioni, manifestazioni, campagne presso la cittadinanza, mobilitazioni via social. Venite a difendere il bosco. Per i manifestanti il bosco rappresenta l'ultimo polmone di un'area a forte urbanizzazione in quartieri periferici. Diverse specie di uccelli trovano spazi di nidificazione tra querce e abeti. Per l'amministrazione comunale si tratta invece di cittadini che, compiendo atti illegali, impediscono lavori pubblici regolarmente autorizzati e approvati. La vicenda, che già si trascina tra tribunali, sgomberi di polizia, comitati di ordine pubblico e tafferugli, non sembra destinata a soluzione nel breve termine. Non siamo in una dittatura! Allora, siccome a nessuno, per carità, piace tagliare alberi, così come c'è chi difende i boschi, bisogna anche che qualcuno, in questo caso lo faremo noi. Cosa? Il signore? Che stanno sferruzzando? Stanno facendo l'uncinetto, Francesco, Lucia. Buongiorno. Buongiorno. Sì, stanno sferruzzando, non avevo sentito bene. Buongiorno, allora io sono qua a Gallarate, guarda, mi hai mandato per controllare quella che è la situazione e effettivamente noi stiamo qua vedendo, guarda, giù le mani dal bosco, fatto con l'uncinetto, tra le tante scritte che ci sono all'interno di questo bosco, dove c'è il progetto di andare a costruire una scuola, come abbiamo sentito nel servizio di Simone Savoia. E le signore che fanno il presidio qua, che aiutano a fare un presidio H24 in questa zona, stanno facendo l'uncinetto. Stanno facendo l'uncinetto. Ma come mai? Buongiorno, lei è la signora Nicoletta. Come mai sta facendo l'uncinetto? Che significa? Significa che è un metodo anche per attenuare, scusate, la tensione che c'è in questa strada, tensione immotivata, perché siamo tutte persone tranquille, tra l'altro, come notate, non più giovanissime. E in ogni caso difendiamo un bene che è di tutti. Dove vogliono fare, è vero, un plesso scolastico, che detto così è una cosa utilissima, ma il buon senso chiede: ma i plessi scolastici esistenti che fine faranno? Perché non riqualificare? Nicoletta, si va su un plesso a norme europee, quindi anche sostenibile in teoria. Certo, questo è tutto, benvengano tutte queste innovazioni, però torno a ripetere, se dismettono da una parte è opportuno che vadano a costruire eventualmente in zone già compromesse, non compromettere ulteriormente del verde, allora, che in ogni caso è utile. Io mi ricordo. Abbiamo un'autostrada, un treno alle spalle. C'è Francesco. Ah, scusa. No, mi scusi, non la volevo interrompere, perché mi interessa. A me i ragionamenti di buon senso interessano sempre. E infatti, sempre per il buon senso, io ricordo un caso simile che era a Bologna, al Besta, dove è ancora in atto un po' la protesta. Entrammo nelle scuole che dato che possano offrire opportunità migliori. Bisogna fare il calcolo. Se è opportuno vivere in un ambiente circondati da supermercati, autostrada, treno, strade a percorrenza, velocità controllata da nessuno, neanche adesso che ci sono forze dell'ordine, non H24, però in questa strada ne sono passate parecchie. Cioè è il contesto che è importante, non solo l'obiettivo di fare una nuova scuola. Se vogliamo rovinarci, se lei vede il contorno di questo posto, intravede delle barriere antirumore, una strada che, se non sta attenta, le persone che sono qui, che ci circondano, rischiano di essere travolte.
un'autostrada. L'autolaghi, quella che va al lago Maggiore. Che ha un rumore, oggi poi non si sente neanche tanto adesso, però, perlomeno qui dove siamo. Però i bambini un domani faranno l'intervallo guardando le macchine che passano nella, sull'autostrada. Ma adesso non dove so lo se fanno? Sono state efficaci nell'esprimere... È molto efficace e per esperienza io ormai ho imparato che chiaramente quando andiamo a parlare con i comitati c'è sempre una parte molto ragionevole e quindi le cose sono sempre complesse, solo che poi alla fine si rischia di produrre